rispetto per gli italiani, c'è anche Berlinguer che approfitta del colpo di Stato in Cile per fare il compromesso storico e predicare l'austerità. Questa, detta oggi, in questa Italia, suona come una bestemmia, ma è la verità. È la verità. È una santificazione che crolla attraverso la voce di un minatore sardo che continua a parlare. Il problema era per me di fare un racconto innanzitutto di un personaggio, secondo me di un personaggio collettivo, cioè un personaggio che non rappresenta soltanto se stesso, la sua biografia personale e la sua vicenda individuale, ma che attraverso la sua storia rappresentasse tutta una serie di altri diciamo, simili a lui che hanno. Quello che viene fuori sono questi blocchi che vedete di testo che si susseguono e che sono poi sostanzialmente i medesimi di, vogliamo tutto, diciamo che il meccanismo di base direi che è lo stesso. Sì, questo scusa se aggiungo, ma cosa serve? Perché io per rendere più questa questione dell'oralità scritta ho abolito la punteggiatura, perché quando uno parla non si vedono punte le virgole. E per fare questo ho giocato appunto sul ritmo del, e sul tono della scrittura. E questi blocchi sono delle pause che interrompono un po' il flusso continuo delle parole. Ecco, mi pare che quello che viene fuori da un romanzo del genere è che non c'è solo il discorso politico sui minatori di Carbonia, sulle lotte degli anni 70 e tutto quello che segue, ma che poi insieme con questo ci sia anche la scelta di una forma nuova. È importante anche rivoluzionare i linguaggi per cambiare il mondo. Quanto può fare un artista, un poeta, uno scrittore con la sua opera per aiutare il mondo a cambiare, augurabilmente in meglio? Rispetto a questo, nel dopoguerra italiano ci sono state due forme che si sono chiamate neorealismo. Una nel cinema e una nella letteratura. Quella nel cinema che è stata molto importante, Rossellini, Sica, eccetera, ha cambiato la forma, cioè ci ha dato un cinema che si distaccava completamente da quello fatto in precedenza, che aveva un diverso uso del racconto, dei personaggi, dell'aspetto visivo e tutto, e ha dato un cinema che anche oggi rimane come uno dei più importanti del cinema italiano, se non mondiale. Il neorealismo invece nella letteratura è stato soltanto una questione di contenuti. Si raccontavano delle storie, diciamo, Cassola per esempio, tanto per fare un nome, raccontavano delle storie di operai, delle storie di lavoratori, ecco, però le raccontavano, diciamo, una vecchia forma linguistica, ma soprattutto, fatto ancora più grave, lo raccontavano attraverso il pensiero dello scrittore. Era lo scrittore che, tirava le somme di quello che bisognava dire, cioè erano come dei fantocci per cui lo scrittore utilizzava per passare le sue idee politiche, le sue idee sociali. Ora, tutto questo è esattamente, secondo me, il contrario di quello che è il vero realismo. E riguardo ai problemi, poi l'impegno direttamente politico, è quello che io con le cose che ho fatto ho cercato veramente di capovolgere, di fare esattamente il contrario, cioè di non parlare io non dico una parola su queste storie qui, ma do la parola a queste storie, a queste cose, e lavoro unicamente sul linguaggio, non sulle idee, sui contenuti. La domanda che viene fuori immediatamente adesso è una domanda che riguarda il realismo. Giuro, faccio solo questa puntata in un ambito proprio strettamente letterario. Noi viviamo in una situazione in cui va molto la fiction.
per chi non sapesse cos'è la faction, è questo misto di fiction e di fact che è propria di tanti romanzi anche di successo, una parte di realtà spesso sociale, spesso contemporanea, penso al romanzo criminale, e poi tanta, tanta finzione. E la strada a cui invece si dedica Balestrini per raggiungere il reale è una strada piuttosto differente, è quella che parte dal confronto con le voci vere. Questo per domandarti questo. Il realismo in arte, che cos'è? È ancora possibile? Cosa significa per un artista parlare della propria realtà? Ma diciamo, anche la fiction è una realtà, perché è una realtà immaginata, una realtà pensata. Il problema è se questa realtà, diciamo, ha delle basi poi che attraversano la nostra esperienza, che non è soltanto una favola gratuita. Per cui molte storie, fiction inventate, a questo punto assumono un peso, una densità, un'intensità e una precisione maggiore di quello che si potrebbe fare attraverso la rappresentazione, diciamo, obiettiva e senza un intervento, diciamo, di catalizzazione rispetto a quelli che sono poi i significati, cioè lo scopo di un racconto, di una realtà, deve essere sempre quello di una pura rappresentazione, diciamo così, come può essere una fotografia, diciamo, ma quello di avere in sé una carica che faccia uscire quello che è il significato vero e profondo, e che per questo ci deve colpire, ci deve interessare, se no rimane qualcosa di puramente decorativo.